Benvenuti ragazzi, siamo a Whistler! Siamo a Whistler e quest'anno l'alboreto non è venuto perché ha fatto apposta a rompersi due braccia poco prima di Whistler per dire: ah, io quest'anno non posso venire. Di conseguenza abbiamo portato il buon Riccardo Filippi, il primo membro della Monza Pizza Gang che viene a Whistler. Grazie per avermi contato. Iniziamo. Ha rifatto tutte le curve liscissime. No, ha rifatto tutte le curve, ha rifatto. Oh, vabbè, ma bello! Le curve perfette c'erano. La Ricky ha già tirato da set. Your body's looking at the bike or something. Ah, yeah? 2 hours later. Okay. Ah, minchia. Ah, minchia. Ah, ti sei smollata la vita, aspetta. Dai, andiamo a girare, abbiamo fatto 100 metri, ci siamo già fermati. E ci prova, si mette dentro. Oh, il flat. Vai a pallone qua. È un freeride estremo? È un freeridino, ma si fa, eh. Ricky, c'è un ripido ma è facilissimo. Fare solo i freni, Ricky. Devo sapere che la cosa più difficile di questi trail è abituarsi alla velocità stratosferica a cui devi prendere curve, salti, perché nei nostri biker si va molto ma molto più piano. Devi far tipo moto, che devi piegarti in rampa e solo buttare un po' giù la spalla e fa tutto da solo. Che verranno nei commenti: Toto, io ho provato ma sono in ospedale con due braccia rotte. Esatto, classico. Allora, stiamo addentrando nell'Original Sin, la pista favorita dell'Alboreto. Yeah, appreciate it. Stai tranquillo, Albi. Mi fermo qua, guarda. L'Alboreto è morto, vedi dove inizia la terra? Lì si è capotato in avanti. Credo di aver trovato la sua clavicola. Abbiamo un cambio, portalo a casa che lo teniamo buono. Vai, 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 vai. No. Siamo dietro, vai, buttati. Buttati. A few moments later. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Cosa mi stavi falciando via? Via, se mi prendevi, facciamo! Oh. Comunque, io faccio la. Sì, a mettere le cose in mezzo al. Lui dice: ok, qui devono passare tutti. Metto qua la bici. Sì, sì, ma non è niente di che. Ma qua, e qua in realtà scendi giù e molli. A few moments later. No, ma è aperto, zio. Oh, porco zio. Scendi giù, molli. Do you know him or? Yeah, it's my friend. Ok, ok. Do you have any water? We don't have any water. No. Yeah, because you went with the chest. The chest, yeah. Chest first on the ground and yeah, because in that side was like. Yeah. Just take your time and breathe. Bella croccante. Perché questo sia uno dei punti dove non vuoi assolutamente cadere. Ma vai, no. È proprio da evitare al pieno, proprio. Passate leggermente più in là. Che sei passato? No, non sul muschio. Che c'era uno standecco e gli fa: ma dove cazzo vai? Che fa rabbia. Allora, adesso stasera, siccome non l'abbiamo comprata ieri sera, basta, energy drink, camomille. chiaro che possiamo andare noi, okay, tanto sono qui in quattro. Lì ha fatto proprio così, destra, sinistra, bam, è andato giù secco così, di pancia, è tipo. Buono? A tavola! Eccola! Insomnia, full gas qua, ragazzi. Ah, ci
stanno, sono un po' più chiccosi. Ah, qui c'è la hip che ho visto, occhio. Oh. Dovete sapere che a Whistler hanno appena rifatto tutto un versante che non è mai stato utilizzato, che si chiama Creekside, che noi avevamo fatto tipo 2 anni fa, c'era tipo una pista e basta e non era niente di che. Adesso proviamo ad andare giù di qua perché hanno detto che ci sono piste nuove con un bel po' di salti. Però questa per andare di là, come si legge dal cartello, è simpatica. Vai Toto. Vado sempre io? Fa culo sempre, sono sempre davanti io. Il bosco perfetto dove trovare gli orsi, raga. Ma che stronza, queste radici bagnate, raga, sono la fine della morte. E io voglio vedere Ricky Filippi lì. Devi stare tutto largo e... Adesso si swiping. Oh, molla giusti i freni. Figa, io ero così, con le mani chiuse, non c'avevo i freni, non va. Ah, Ricky, adesso lo seguo perché è la sua prima volta che la fa. Vediamo come se la cava. Buono, ci sta. Dai, pedala. Sei lento, Ricky, sei troppo lento. Sei lento. Rotto il telaio? Dove? Amo esploso. Dio, me... Magari troviamo il leveraggio, dai, non disperiamo. Dai, però che merda, cioè non puoi fare una bici che si esplode così, eh. Ricominciamo da capo, perché non si fanno le cose così. Ha rotto il telaio, Ricky. No, ha rotto il telaio. Atterrando al drop, spezzato il leveraggio. Ha rotto dove ci sono le boccole, si è rotto il leveraggio. Vabbè, adesso lo risolviamo. Siamo tornati in albergo e dopo aver fatto una piccola ricerca a cercare il leveraggio e ammortizzatore per Ricky, Whistler non hanno un cazzo, proprio. Dice, sì, vengo a Whistler perché avranno anche tutto, chi se ne frega, soprattutto poi Trek, Canada, niente. Fortuna abbiamo il nostro amico Dani Ferri, lavora in un Trek Store, ha recuperato proprio un leveraggio esattamente per la sua bici e ce lo porta lunedì. Di tra 2 giorni. Culo spanato fino all'ultimo momento. Sì, però ho distrutto la bici al secondo giorno. Tu cosa dici, coglione? Te la spacco quella cosa. Non guardateli sui video. Sai cosa potrei fare, Grigio? Tu che non hai WhatsApp, Andrea, non hai WhatsApp e non vuoi essere disturbato, io inquadro l'iPhone. Io ho Team Tribù, più mi chiamano più mi ricarico. Buongiorno. Mamma mia che fiato ci vuole, 1, 2. Novità della bici? Abbiamo forse i pezzi di ricambio. Oggi però noleggia purtroppo. In tutto ciò, nel disordine, ragazzi, volevo ricordarvi che sono uscite nuove belle, no. Mamma mia. Giacca e pantaloni. In realtà c'è anche la maglietta, ma Fede di Forn non me l'ha inviata in tempo, quindi non ce l'ho. Però c'è anche la t-shirt se volete e i guantini, tutto in tinta. Nel frattempo abbiamo recuperato la bici per oggi per Ricky, che ha preso una bella bici a noleggio alla modica cifra di $170. Io c'ho sulla maschera senza pannello solare, mentre il signorino l'ho fornito con l'Elettra, che è la maschera di Autoff con il pannello solare. Siccome se la dimentica a casa. Allora, detto così sembra una puttanata, però è vero, funziona, Non compratela, però funziona. No. Niente, praticamente oggi stiamo facendo un secondo bike pass aggiuntivo per il nostro pass che abbiamo già, perché c'è una seggiovia qui che paghi a risalita singola, costa tipo $26, perché vai proprio in cimissima alla montagna ed è un trail un po' particolare. Sì, ma cosa cazzo si muove? Raga, guarda che distese di montagne wild che ci sono qua. Immersi nei boschi del Canada, tutto giusto per trovare l'orso. Tanto io sono il primo, quindi la vittima sacrificale sono io. Oh! Bella!
avviene, e avviene. Siamo che... Raga, ma che bella! Che riprende velocità qua, signori! Minchia, ah! Si è anche buttata dentro nell'uso, nell'uso, nell'uso! Compressioni ad altissimi livelli! Ma ho capito la roccia! Oh, sono belle, vai, vai! Minchia, montagne russe comunque! Oh, le curve lisce! Eccolo! Eccolo! Un'ora! Quasi un'ora di trail! Un'ora di discesa abbiamo fatto, zio! Cioè, non è che ci siamo fermati poi così tanto, eh! E vedi come finisce una giornata a Whistler by Park! Nel chill! Tutto bellissimo! Se non ci fosse il joyride! No, scherzo, non volevo dire! Raga, purtroppo il video finisce praticamente qui. Come vedete sono a casa con le stampelle. Speravo di filmare altri giorni in park e portarvi altre perle da Whistler Bike Park, ma purtroppo non ho potuto più girare a Whistler. Quindi mi sta sul cazzo perché ho fatto solo... Sono stato via 12 giorni in Canada e ho girato 2 cazzo di giorni a Whistler Bike Park.